rimane il terzo circolo, che no, ci sono un po' di problemi, oltre al fatto di non avere più i numeri, ci sono problemi seri strutturali, perché noi abbiamo 201 che non esiste più in quanto è diventato, e c'è una sola sezione con 13, 16, 15, 18 alunni, che oggi diventerà sede di un asilo nido comunale, con finanziamento già portato a casa. Santa Maria al Bagno, che attualmente per quest'anno funziona, ma che dal prossimo anno sarà sede di un altro finanziamento insieme con l'Università del Salento e la provincia, di circa 1.200.000 euro come acquario, e anche lì c'è la presenza di soli 13 alunni, che durante questa stagione, se andiamo col fatto che c'è l'influenza, ne troviamo 3 e 2 maestri. Boncore, che già una sezione mista, nel senso che ha infanzia e elementare con 30 alunni, e quindi anche qui non è questo. E soprattutto, no, non rischiamo, il ragionamento lo dobbiamo fare oggettivo, agio, e soprattutto c'è via Marzano, che sfido chiunque a convincermi che è un plesso e che si può chiamare scuola. Siamo tutti d'accordo. Allora, perfetto, in funzione di questo, se via Marzano va demolito, questo ho parlato con la dirigente di riferimento, che anche insegnante, sono d'accordo, bisogna trovare una sede. Voi sapete benissimo che per le situazioni anche finanziarie del comune non possiamo fare una nuova scuola, quindi ci vorrebbero tempi, non si possono fare investimenti su quella struttura perché va proprio demolita. Allora bisogna vedere se abbiamo sul nostro territorio un altro plesso che potesse poi, nel momento in cui andiamo a trasferirlo, ospitare. L'idea che è venuta, perché credo sia condivisibile, noi abbiamo via Bellini che appartiene al secondo circolo, dove c'è soltanto la parte di Canterreno che quasi totalmente utilizzata con 12 aule, e dove abbiamo trasferito la 201 già. Ci sono altre due aule e sopra ci sono 12 aule che non sono state mai completate perché l'amministratore ha avuto le forze finanziarie, stanno lì ferme, e a fianco c'è l'ex scuola materna delle Marcelline, anch'essa chiusa perché non ci sono risorse finanziarie. Allora, visto che c'è venuta una legge che ci dice, e anche per le note problemi finanziari, dovete ridimensionare, ho pensato, l'amministrazione ha pensato che via Marzano potrebbe essere gradualmente, perché poi questo è un percorso che dobbiamo fare gradualmente, non da gennaio, non come le famiglie purtroppo pensano, come qualcuno. Non c'è, questo lo faremo con calma. E no, allora, quindi potrebbe essere. E come posso ristrutturare via Bellini? Perché comunque servono le risorse importanti per andare a strutturare quel plesso. Ci sono 12 classi. Sopra, sì, primo piano, non utilizzare, perché non sono agibili, non c'è stata mai agibili, perché non sono completi, quindi non posso utilizzare. Io ho fatto fare un'indagine, una valutazione tecnica approssimata. Se noi vendiamo il suolo di via Marzano, e quindi andiamo a valorizzare anche quella zona invece di quello bloglio, magari costruendo delle attività commerciali, degli appartamenti, ce lo valutano all'incirca 1.500.000 euro, che saranno sufficienti non solo a sistemare gli avvenimenti, ma anche a completare, tra gli altri plessi che abbiamo, le nostre scuole come il primo numero o come via della Nuova o anche lo stesso che non è completo, in maniera efficiente e più a quelli che mi chiami d'accordo. Quindi è già questo. E allora, tenendo conto questo, quali sono i due elementi che hanno spinto l'amministrazione a fare questa ridistribuzione? E poi vedo quali sono i tre comprensivi definitivi. Tenendo presente soprattutto dell'equilibrio territoriale, perché noi abbiamo oggi, per esempio, se andiamo a vedere le iscrizioni, molti alunni che vengono
dai pagani o dalle marine che esistivano a Piazza Umberto, anziché su via Bellini e su via Mischi, per ovvie ragioni, perché se via Bellini non è una scuola bella, io mio figlio non ce lo porto lì, perché io credo che siamo tutti d'accordo che per quanto riguarda gli insegnanti, i docenti delle nostre scuole, abbiamo tutti docenti di alto livello. E quindi non penso che il fatto di portare tutti a Piazza Umberto, tutti di Aquila Nuova, dipenda dal docente. Dipende, perché io se ho una casa bella preferisco che mio figlio vada lì. E l'esempio ci è dato da via Alonso Quarta, che essendo un asilo ristrutturato, ammodernato e con tutti i servizi, ogni anno c'è una marea di iscrizioni. Via Romagna idem, via Pilanova si sta completando, via Crispi, dove prima tutti scappavano, oggi le iscrizioni stanno aumentando sempre di più. Che cosa è cambiato? La scuola si sta mettendo in condizione di essere più accogliente. Anche la veste ha importanza. E se a questo aggiungiamo le norme di sicurezza che sono indispensabili, che ormai nessuno può più derogare, perché io l'ho detto l'altro giorno alle famiglie, fino ad oggi tutti abbiamo avuto gli occhi, perché grazie a Dio speriamo che sia così, in via Marzano non è successo niente. Ma se mai sia, dovesse succedere qualcosa, non lo sappiamo, perché io ho nel cassetto, in questo comune, piacciono nei cassetti, lettere di Longo, di Dieci e di oggi di Presta, che se le tiriamo fuori, ma perché non avete chiuso? Allora, oggi abbiamo questa opportunità. Il problema che si pone è, ma quelli che stanno adesso lì andranno da via subito? No, si farà con gradualità, perché si deve riequilibrare, e su questo l'amministrazione sarà garante e convocherà a breve i dirigenti per un protocollo d'intesa, perché soprattutto tra di loro adesso che deve iniziare un percorso serio, perché se non manteniamo questa soglia di 1070-1050 rischiamo che tutto lo sforzo che stiamo facendo adesso viene meno, perché la cosa più saggia e più semplice sarebbe stata quella di fare due comprensivi con 1600 alunni, sarebbe stata la garanzia di continuità didattica e di strutture per sempre. Però per i problemi che vi ho detto prima per quanto riguarda il docente, abbiamo deciso, d'accordo con i dirigenti, di fare i tre comprensivi. Però se non c'è un accordo tra i dirigenti che è arrivata la soglia di 1050, tenendo presente il riequilibrio territoriale, si devono fermare, allora tutto questo ovviamente non tiene più. Io oltretutto, per maggiore assolutazione, quando mi diceva, ma già dal prossimo anno il 1 di 3 comprensivi potrà essere smantellato perché qualcuno perché si scenderà la popolazione scolastica. Non è vero, io sono andato a prendermi i dati della popolazione scolastica nell'ultimo decennio, soprattutto nell'ultimo quinquennio. Il trend meno male è quello, perché a parte una forte flessione nei primi 5 anni dal 2001 al 2006, se noi guardiamo gli ultimi 5 anni dal 2006-2011, l'oscillazione che c'è stata complessivamente tra infanzia, elementare e media è di circa 20-30 alunni. Quindi questo dato ci garantisce la sopravvivenza per lungo periodo di tre comprensivi, senza creare disagio a qualche dirigente, al personale ATA, alle famiglie che dovrebbero cambiare gli insegnanti e soprattutto alla città che continua a mantenere istituzioni importanti. Poi l'idea mia, io la dico, spero che di queste più importanti che andremo a completare, qual è? Piazza Umberto, primo nucleo, terzo nucleo, via Pilanova, via Bellini, così come prevede la legge, con gradualità diventino in maniera verticalizzata comprensivi veri. Perché così diventi bacino d'utenza per tutti, per me, perché la filosofia della legge è di dare una continuità didattica per 11 anni all'alunno e soprattutto mettere in confronto in un percorso didattico maturo insegnanti di scuola materna, scuola elementare e scuola media. Quindi c'è un progetto didattico fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell'alunno. Su questo dobbiamo puntare.
E allora cosa significa? Che anche in futuro, nel momento in cui via via nuova si sarà organizzata a già il primo nucleo sarà così, perché il primo nucleo, togliendo i 70 alunni, non è a caso questo ridimensionamento, cioè è proprio tutto studiato scientificamente, se non i 70 alunni che vanno qua e formano la media e fanno già una prima ipotesi di comprensivo che si materializza, perché poi lì si vede, si forma già il nido per la crescita di altri corsi di scuola materna, perché si liberano le quinte, avverrà anche qua, perché qua il dottor Losanni già dal prossimo anno nelle tre aule di esilio comincerà a creare il nido dell'infanzia, quindi le prime sezioni di infanzia che cominceranno a crescere. Allora, io credo che in questo modo noi stiamo garantendo veramente alla città un futuro dal punto di vista di distribuzione della rete scolastica sicuro e credo oggettivamente utile. Ripeto, rimane semplicemente un discorso che deve essere su questo tenuto sempre sotto controllo, quello della ridistribuzione territoriale. Perché se non c'è questo, ovviamente se 2000 persone mi vanno a iscriversi a Piazza Umberto, a parte che io ho fatto l'altro giorno alle famiglie l'esempio, se noi abbiamo 3 litri d'acqua e abbiamo 3 bottiglie per ogni circolo, se io ci voglio mettere una bottiglia di 1 litro, 2 litri d'acqua, non ci stanno. Non ci sta. Se io voglio iscrivere tutti i 2000 ragazzi a Piazza Umberto perché è la più bella scuola storica, perché devono tutti i bravi maestri, non li posso mettere, a meno che di notte il dottor Tiene non mi crea i soppalchi e poi il dottor Rosario che è a scantinare si porta lì. Cioè voglio dire, perché qualcuno poi dice, ma tanto loro non mangeranno questo. Ma io credo che siamo tra persone responsabili e serie, se facciamo un patto di responsabilità a mantenere questo tipo di impianto, dobbiamo lavorare perché possa essere veramente, in altri comuni l'hanno già fatto, sta funzionando benissimo. Io il mio desiderio, spero di vedere che questa cosa si realizzi, questo ci consentirà poi man mano di liberare anche per esempio via Luca d'Aosta 1, via Luca d'Aosta 2, via Torino, perché avere, mi perdonerà il direttore, avere dei plessi dove ci sono una sola sezione con 15-17 credo che sia uno spreco di costi e soprattutto in termini di integrazione scolastica non mi sembra corretto. Io spero che non mi sia sfuggito niente. Ah, in questa ridistribuzione noi andremo ad avere quindi il primo circolo di diventa comprensivo con Piazza Umberto, via Crispi e via Romagna, perché ha bisogno di spostare l'infanzia per fare posto alla media, che deve svuotare, deve spostare. Nel frattempo, man mano, via Romagna, gradualmente, man mano che escono gli alunni di scuola materna, andranno a scuola elementare, quindi si liberano, perché l'abbiamo prima, seconda e terza, quindi scompare la terza, Piazza Umberto, da lì si porta la prima, poi scompare la seconda. Ecco, si fa per osmosi, ma in maniera molto graduale, senza che... Così ci ammazziamo, noi non andremo a chiuderla. Se riusciremo a venderla entro il 2014 e fare subito i lavori, perché cercheremo di fare un bando e si inserirà subito un tavolo tecnico, perché voglio accelerare prima che finisca l'anno scolastico, se noi riusciremo a vendere via Marzano, noi faremo un bando di gara dove chiederemo alla ditta che vuole comprare quel solo in pendola i lavori, in modo che noi possiamo fare i lavori e contemporaneamente mantenere lì via Marzano. E non creiamo disturbo alle famiglie, non creiamo disturbo alle famiglie, continua l'attività didattica, credo.